Ciao a tutti, sono Daniele Scasciafatto e mi candido per il direttivo di Italia Linux Society. Ho deciso di fare anche un video oltre alle mail perché sono stato abituato così dai tempi di quando sono stato parte del Mozilla Reps Council per due mandati di fila, che è uno dei programmi di Mozilla a livello internazionale che servono a dare potenza alla traduzione, mi viene più sbagliata in questo momento possibile, ma servono ad aiutare i volontari in tutto il mondo di Mozilla a far crescere le proprie comunità, organizzare eventi, attività, mentoring, community management, tutte queste cose che di cui ha bisogno una comunità. E sono stato parte di questo direttivo per due mandati, quindi ho fatto dei video che sono sempre su questo canale YouTube, a parte i miei capelli di stamattina, e ho fatto per questi due mandati parte di questo direttivo internazionale in cui noi dovevamo organizzare e decidere i piani per il resto delle comunità. Quindi voglio mettere a disposizione anche di Italia Linux Society questa mia esperienza internazionale. Però parlando subito di me, sono Daniele Scasciafratte, ho 30 anni, sto andando per i 31, ho fondato il mio LUG nel 2018, il LUG di Rieti, che non esisteva da oltre 10 anni in città, e ho deciso di candidarmi perché voglio fare qualcosa per far crescere l'idea di questo senso, dopo aver visto le esigenze di un LUG nato recentemente in una situazione di impoverimento e desertificazione come è la mia città, che è una città di provincia monopolizzata da Roma e che ha subito nel 2017, già non me lo ricordo più quando è stato, che è un brutto segno, il terremoto del centro Italia ha colpito la mia provincia. Io ho visto sulla mia pelle le necessità di una piccola provincia anche in ambito di promozione del mondo open source. Quindi saltando subito la mia storia, che troverete nelle mail, la trovate e ve la metterò in descrizione anche nel video, cioè che sono molto attivo in Mozilla Italia dal 2013, che se guardate cose sono principalmente conosciuto per questo, ma sono attivo anche nel mondo WordPress da diversi anni, da cui sono anche un core contributor di WordPress e ho una mia web agency con un amico di cui ci occupiamo principalmente di sviluppo di siti web e applicativi web. Cosa voglio proporre per Italia Linux Society per la mia candidatura? Molto semplice. Secondo me la prima cosa, da volontario che vive in due staff, ovvero sia un LUG che è molto con poca adesione e poca partecipazione, specialmente il Covid è stata una bella trambata, perché già era difficile far venire la gente dal vivo, figuriamoci adesso che non c'è neanche più lo stimolo di alzarsi dal divano e non partecipano neanche agli incontri online. Quindi da LUG, nato recentemente possiamo dire, voglio portare avanti delle tematiche per aiutare i LUG a crescere, anche i nuovi. Uno degli esempi che mi viene in mente sul momento è creare ad esempio un repository, detto in gergo, un raccoglitore di presentazione, di materiale realizzato da altri LUG, per fare un hub, un centro di raccoglimento di tutti questi dati, perché noi ad esempio abbiamo avuto problemi perché non sappiamo da dove cominciare a fare presentazioni o non abbiamo il tempo, ma siccome ne siamo tanti a livello nazionale, fare un raccoglimento di questo materiale, che sicuramente lo condivideremo con molto piacere visto che seguiamo la filosofia open source, sarà una delle prime idee che vorrei portare avanti. È questo, seguito anche da altre, ovvero coinvolgere di più tutti i LUG a livello nazionale, e LUG con LUG intendo sia gli Hackerspace, MakerLab, che fanno parte di Italia Linux Society, e non a fare cose insieme diffuse a livello nazionale, non soltanto aspettare ad esempio il Linux Day, che è una giornata importantissima. Io ho cominciato tutta la mia avventura open source nel 2013 al Linux Day di Roma, quindi per me il Linux Day hanno un posto importante perché mi hanno permesso di diventare quello che sono oggi grazie ai Linux Day stessi. Una delle altre cose che voglio proporre è questa convivenza, che è sbagliato come termine, cosa per far capire questa collaborazione, ecco, che sto andando molto a braccio, tra le varie comunità nazionali a livello open source. Il Mergit nel 2018 è stato il primo passo, quello del 2020 deve essere il secondo, stiamo andando direttamente al terzo, che sto seguendo io, principalmente era stata la mia idea, sta portata avanti l'organizzazione, un evento completamente diverso in modo tale che le persone possano conoscere le comunità nazionali che fanno open source, nazionali, quindi non soltanto in un posto, ma che fanno anche altre attività che siano oltre al supporto e alla traduzione, in modo tale da coinvolgere di più le persone e farle partecipare al di fuori dei LUG, che sono importantissimi, lo dico perché ce n'ho uno pure io,
però bisogna andare anche oltre, perché il nostro problema a livello nazionale, in speciale nel caso del FOS è evidente, è che non siamo compatti e uniti quando vogliamo fare delle attività o fare promozione, lobbying, tutto quello che volete. Quindi è importante sapere unire le forze, l'unico modo è conoscersi. Ad oggi è difficile perché non sappiamo quali sono le realtà, cosa fanno, eccetera, mentre dobbiamo avere questa presenza e questa conoscenza delle altre realtà che ci sono in Italia, perché non possiamo fare quelli che stanno per fatti propri. Questo secondo me è uno dei problemi principali dei LUG, e nell'ecosistema nazionale, vedendo le altre realtà come Framasoft alla francese, io vorrei che Ilse diventasse un pelino più così. Non dico dall'oggi a domani Framasoft Italian Society è un clone, no. Voglio che Italian Alien Society possa offrire dei servizi ai soci e non a livello FOS, per diventare un punto di riferimento a livello nazionale proprio quando si parla di open source, non che devono andare a chiedere a un'associazione di venditori o che devono andare a chiedere a un'associazione specifica locale, a una comunità specifica, no, parli con la comunità nazionale che ha contatti di tutti, quindi a seconda di quello che ti serve troveremo una persona più adatta a te, e ci abbiamo anche una forza numerica molto più alta rispetto a un gruppetto di appassionati che stanno in una stanza e si incontrano una volta al mese, ad esempio. Per dire, io sono cresciuto con i meetup, ero tra i coorganizzatori dei meetup WordPress di Roma e di Terni, so cosa significa organizzare eventi e quanto è importante il brand del gruppo, però dobbiamo incominciare a fare rete, e fare rete non significa fare proclami e basta, servono fatti. Questo è quello che ho voluto fare, ad esempio con l'istanza di BBB che registra, me ne sono occupato io, mettendo mano al forum per metterla a posto, ci ho messo le mani anche io, cioè metterci proprio la faccia e le mani, non basta solo lanciare proposte e non fare niente, perché le proposte sono tutti bravi a farle, i fatti sono pochissimi, e questo non lo possiamo vedere molte cose all'italiana. Io vorrei che inizio ci sia più partecipazione dei soci a fare le cose, non solo a parlare. Questo è il primo fatto. Il bello dell'open source è la meritocrazia. Meno parole, più fatti. Quindi, collaborare con le altre realtà per me è importantissimo. Una delle tante che sto seguendo da un po', come dicevo all'inizio, è l'attivismo, che l'ho visto sulla mia pelle quando c'è stato il terremoto Centro Italia, che ci furono dei portali in cui la gente poteva mettere a disposizione le case, i generatori di corrente, tutta un'altra serie di cose. Tanto che nella mia città Rieti, che Amatrice è provincia di Rieti, non lo sapevano nessuno. Questo è un problema. Io invito addirittura uno della comunità al Linux Day, primo che facemmo qui a Rieti dopo di quando abbiamo appena fondato il LUG, proprio per presentare il progetto, ma non lo sapeva la gente. Questo è uno dei problemi che abbiamo. Io voglio creare anche più sinergie con il mondo dell'attivismo e offrire più opportunità ai nostri volontari di trasparenza, renderli più partecipi. Questo video è un modo per uscire dalla bolla della mailing list, che è bellissima la mailing list, però è chiusa, bisogna avere un client mail, bisogna stare a seguirlo. I giovani d'oggi, anche come me, quelli più giovani di me, non le sanno usare, a malapena usano le mail, sono tutte chat e basta. Noi dobbiamo essere più coinvolgenti anche per queste nuove leve, perché altrimenti una comunità che non cresce è destinata all'estinzione, perché a un certo punto la gente piano piano se ne andrà e quindi ti ritroverai che il gruppo muore. Quindi c'è bisogno di un ricambio generazionale, è questo che voglio portare appresso. Anche nella mia esperienza in Mozilla Italia, perché qualcuno potrebbe dire: Daniele, tu fai troppe cose, vuoi farà seguire anche Italian News Society? Giustissimo. Il punto è che proprio Mozilla Italia, ad esempio, oramai non sono più solo a fare tutte queste cose di community management, e quindi posso permettermi di seguire anche altre cose, perché nel tempo siamo riusciti a creare nuove opportunità per i volontari più giovani e di seguire quelle cose che altrimenti negli anni facevo sempre da solo, invece oggi siamo molti di più. E questo è bellissimo, e vorrei portarla anche in ILS, perché in ILS secondo me dobbiamo uscire dal concetto di solo gruppo locale per arrivare a livello nazionale e essere più trasparenti. Il forum, che piano piano sostituirà le mailing list, è il primo passo, perché tutti lo sanno usare a prescindere. Chi vuole ancora usarlo da mail si potrà fare, quindi tutti saranno felici e contenti, soltanto che sarà più facile e trasparente per tutti quello che fa l'associazione, perché secondo me al di fuori è veramente difficile capire cosa fa ILS se non segue le mailing list, che non, come ho detto, non sono da tutti. Concludendo, io ho portato avanti anche altre idee su cui vorrei focalizzarmi una volta che abbiamo messo in funzione il nuovo forum, ad esempio, e oltre al Mergit.
è quella di poter creare un gruppo marketing, il cosiddetto gruppo promo, come chiama KDE, che si occupa proprio della pubblicazione nei social, in modo tale che non ricada tutto questo su una persona sola. Siccome siamo tanti, in tanti si può gestire i post che devono essere programmati sui social network. In questo modo noi possiamo fare più tamburo battente, come fanno anche le altre realtà italiane e non. Dobbiamo saper copiare dagli altri. L'open source è non reinventare la ruota, quindi dobbiamo proseguire su questa strada. Quindi il gruppo marketing è uno dei tanti esempi, che è una cosa che sto cercando di portare avanti da tempo. In Mozilla Italia, ad esempio, piano piano ci stiamo riuscendo, in modo tale che non sia sempre io, ad esempio, a fare tutto questo. Un'altra delle cose che dobbiamo fare probabilmente è quella di pagare una persona per seguire tutta l'infrastruttura tecnica software di ILS, in modo tale che non ricada sugli stessi membri del direttivo, ad esempio, perché come l'esperienza del Reps Council mi ha insegnato, il Reps Council, o direttivo in questo caso, deve decidere le cose da fare e come farle. Poi la parte implementativa la deve svolgere anche qualcun altro, perché altrimenti il direttivo non ce la fa a portare avanti i piani che si propone. Io ho condensato tutta la mia esperienza open source in un libro open source che è gratuito, tra l'altro troverete il link in descrizione, scritto proprio qualche anno fa, nata dalla mia esperienza nel mondo open source, perché sono anche un maintainer, sono un developer, sono un traduttore, ne ho fatte tante oramai in 10 anni di carriera, possiamo dire, nel mondo open source. Quindi io voglio invitare tutti a coinvolgersi di più in quello che fanno le realtà open source. Lo so che il tempo è un problema per tutti, ma per tutti, però in un modo o nell'altro qualcosa si può fare. Non puoi contribuire in modo attivo, puoi contribuire in modo passivo. Ci sono tanti modi per poterlo fare, bisogna soltanto decidersi a fare qualcosa di più grande, perché come ha dimostrato l'emergenza Covid, se la gente non si incontra si perde la base reale di questa associazione che è nata per il concetto proprio di aiutare i LUG, e non ci si può incontrare dal vivo, è una bella zappa sui piedi. Quindi noi dobbiamo poterci unire e portare avanti questa cosa per gestire anche queste situazioni in cui i LUG, non è detto che ci siano ovunque, perché in tutta Italia i LUG non ci sono, ci sono delle zone completamente scoperte. E quindi non dico che domani bisogna fare un LUG lì perché non c'è nessuno, no. Bisogna saper dare delle opportunità anche per chi vuole saperne di più di queste cose, ma non può incontrarsi dal vivo perché non ne ha le possibilità. Io, ad esempio, dovevo farmi andare a Roma, cambiare provincia direttamente per andare a seguire gli eventi Linux. Ora, finché sono una persona sola non è un problema, immaginate in zone molto più popolose che problema può essere muoversi in questo modo, visto che l'Italia è un bel paese ed è fatto di tutti. Quindi chiudo questo video sperando che sia venuto decentemente, come dicevo, a parte i miei capelli che stamattina si sono ribellati contro di me, e vi saluto. Ciao a tutti!